tramite il criterio del confronto è utile conoscere alcune serie a termini di segno costante che ci facciano da riferimento, cioè che ci dicano la serie converge, non converge a seconda. Allora, noi sappiamo che questa serie armonica generalizzata converge quando alfa è maggiore di 1. Alfa è sempre un numero positivo, se no il termine non è neanche infinitesimo. E questo è utile perché, per esempio, se io adesso vado a considerare questa serie qui, somma di seno di n più 1 fratto n quadro, seno di n più 2, mettiamo, per non aver problemi, per n che va da 1 a più infinito, secondo voi questa serie che fa? Adesso dovete ragionare. Cosa può fare questa serie? Allora, seno di n più 2 è compreso tra 1 e 3, o no? Seno di n è compreso tra meno 1 e 1. Se divido per n quadro, come nel quadro è positivo, la disuguaglianza rimane. Allora, adesso che cosa so? Se vado a fare la serie di 1 su n quadro o di 3 su n quadro, è convergente o no? È convergente, sì, è armonica generalizzata esponente 2, quindi se faccio la serie di questi converge, quindi la serie di questi converge. Chiaro? Quindi questa qua è come convergente. Se qua invece ci metto n alla n, che succede? Stavolta questa serie diverge, quindi questa diverge. Chiaro? Ok. E come lo possiamo dire? Lo possiamo dire perché conosciamo che questa serie qui converge. Allora, poi cosa abbiamo visto? Che sommatoria per n che va da 2 a più infinito di 1 fratto n per logaritmo di n elevato ad alfa converge se e solo se alfa è maggiore di 1. Perché mi interessa questo tipo di serie? Perché se io ci tolgo questo, la serie era divergente. Se la alfa maggiore di 1 la metto direttamente su n, la serie era convergente, io l'ho sapevo già da sopra. Allora, cosa voglio aggiungere? Voglio aggiungere un infinito qua, in qualcosa a denominatore che vada più infinito vicino a n, ma più debole di n, perché se ci metto una potenza di n, un po' di potenza di n in più, è chiaro che la serie converge. Allora, qual è un infinito intrinsecamente più debole di n? Il logaritmo. E poi provo a vedere, a seconda delle potenze del logaritmo, chiaramente questo è più piccolo di 1 su n, più grande, l'abbiamo visto prima, di 1 su n alla beta, con super beta maggiore. Però utilizzando il criterio di condensazione, qua vedo che effettivamente la convergenza di questa serie dipende da alfa, cioè se alfa è maggiore di 1 la serie converge, se alfa è minore o uguale di 1 un'altra volta la serie diverge. Andiamo a fare la sommatoria per n di 1 su n logaritmo di n logaritmo del logaritmo di n, l'ultimo lo eleviamo all'alfa.
Ora, affinché questo sia positivo, mi serve che n sia maggiore di 3. Se n è maggiore di 3, il logaritmo di n è maggiore di 1 e il logaritmo di un numero maggiore di 1 è positivo. Quindi per n che va da 3 a più 1. No, giusto per non avere, per non stare lì a dire, per non avere problemi. Qua n uguale a 1 l'abbiamo dovuto evitare perché il logaritmo di 1 fa 0, non posso dividere per 0. La n uguale a 2 l'abbiamo evitato per non avere dei termini negativi, ma non sarebbe cambiato niente in questo caso. Questa qua quando converge? Se provate a fare un esercizio ad applicare il criterio di condensazione, vedete che anche questa converge se e solo se alfa è maggiore di 1. Allora, perché è importante tutto ciò? È importante perché mi dice che non ci sta una serie che possa dirimere tutto, cioè se i termini sono più grandi di questa la serie converge, diciamo la serie diverge, se i termini sono più piccoli di questa la serie converge, non ce n'è una, perché vedete, se provate a usare il teorema del confronto utilizzando queste serie e confrontandole con questa non ci cala niente. Questa è una serie un po' più delicata. Ovviamente, per fortuna, nelle applicazioni non capiterà spesso una serie di questo tipo. Quindi, per ricordarsi questa cosa, io uso una metafora. La metafora è la metafora di una bilancia. Allora, qua c'avete la vostra bilancia con i piatti. Allora, qui avete una, diciamo, un certo peso. Allora, che non sappiamo quant'è, non potremo mai misurare in realtà precedente. Però, allora l'idea è, diciamo, questo peso mi rappresenta la mia serie. Allora, che succede? Quando è che la serie converge? Allora, io metto da quest'altra parte dei mattoni. Se la bilancia sia i mattoni, il numero di mattoni sarebbe questo alfa qua. Allora, diciamo che con un mattone la bilancia rimane un po' in bilico, ma alla fine pende da questa parte, quindi vuol dire che la serie diverge. Se ci metto un mattone e un pezzettino di mattone, la serie. Questo si abbassa, il piatto si abbassa da questa parte, la serie converge. È una metafora, pigliatela come metafora. Quindi, per far convergere una serie ci vuole più di un mattone. Alfa deve essere maggiore di. È chiaro? Ci vuole un mattone e una scarda di mattone. Però io non riesco a capire quanto piccola debba essere questa scarda di mattone, perché ogni volta che metto un pezzettino di mattone sempre più piccolo la cosa si abbassa sempre. Allora arriva un altro che mi dice: ma se tu vuoi misurare le cose a mattoni, tu per quando possa fare la piccola scarda di mattone sempre un pezzo di mattone, quindi quello là si abbassa sempre. Se vuoi capire devi usare qualcosa di intrinsecamente più leggero. Allora, cosa c'è? Un qualcosa che sia più leggero di un mattone, di qualunque scarda di mattone? Diciamo una piuma. Allora, c'è un mattone o una piuma? La scarda di mattone, per quanto piccola, è sempre più pesante di una piuma. Questo è il nostro assioma in realtà, perché nella realtà non è così. Ma comunque. Allora, quindi sono passato, un mattone ce l'ho messo, adesso sono passato a mettere una piuma. Allora, quante piume ci devo mettere per far convergere la mia serie? Una vedo che non basta. Allora cosa faccio? Prendo una piuma e mezzo, taglio un pezzetto di piuma e allora vedo che converge. Prendo una piuma e un pezzetto di piuma, vedo che converge. Quanto deve essere piccolo il pezzetto di piuma? Per quando lo prendo, prendo una piuma e un pezzetto di piuma, la serie mi converge sempre. Allora,
a questo punto uno dice, vabbè, ma allora se vuoi vedere se converge, capire quanto converge, non devi usare più una piuma, perché qualunque pezzetto di piuma sarà più pesante intrinsecamente di che cosa? Per esempio di un capello. Allora ci metti un mattone, una piuma e un capello. Converge? No, diverge. Qui ci vuole un mattone, una piuma e due capelli. O un mattone, una piuma e una quantità di capelli maggiore di uno. Questa metafora ovviamente la potesse continuare all'infinito, no? Cioè, potesse fare il capello, poi fate il granello di polvere, poi fate il micro, poi eccetera. All'infinito no, ma... Invece questo può andare avanti all'infinito, cioè se io vado a fare questa serie qua, per n che vada a un certo n opportuno a più infinito, se faccio 1 su n, poi ci metto logaritmo n, poi ci metto logaritmo e logaritmo n, poi ci metto logaritmo e logaritmo e logaritmo di n, allora 1, 2, 3, 1, 2, 3, poi ci metto logaritmo, 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 logaritmo di n. Che fa sta serie? Vediamo se avete capito. Che fa sta serie? Manco per niente, diverge. Ci avete messo un mattone, una view, un capello, un granello di polvere e un micro. Non basta. Se qua ci mettete alfa, alfa maggiore di u, converge. Se no, diverge. Chiaro? Oh. Comunque questo qua, questo tipo di serie non capiterà spesso. Adesso abbiamo le serie per fare i confronti. Come facciamo a stabilire se le altre serie convergono? Per esempio, andiamo a fare un tipo di serie abbastanza semplice. Supponiamo di fare questa serie qua. Per n che va da 2, oppure mettiamo più qua. Ok? Cosa fa questa serie? Allora, noi sappiamo che questo argomento qua è positivo. L'argomento di numero positivo è positivo. Per n che tende a infinito, questo tende a infinito. Ma l'argomento di numero che tende a infinito tende a... La funzione arcotangente a più infinito tende a y mezzi. Qui invece abbiamo 1 su radice quadrata di n cubo più n. Che fa sta serie? Allora, prima di tutto, è a termine di segno costante? Sì, tutta roba positiva. Che fa sta serie? Questa serie converge, in realtà è evidente, anche se a voi per adesso non, è, non lo è. Adesso vi spiego perché è evidente. È il solito discorso degli infinitesimi, cioè A con n è arco tangente di n quadro più 1 fratto n meno 1 fratto la radice quadrata di n cubo più n più 1. Allora supponiamo, allora questo qua è infinitesimo perché questo tende alla costante e questo tende all'infinito, quindi questo tende a 0. Allora vogliamo stimare qual è l'ordine di infinitesimo.
Allora, sopra cosa abbiamo? Abbiamo detto questo tende a? Quindi è pi greco mezzi più o piccolo di 1. Stavolta tenete conto che n stavolta noi sta andando a più infinito. Quindi l'infinitesimo di riferimento per noi è 1 su n. E sotto? Portate in evidenza un n alla 3 mezzi. Qua vi viene la radice di 1 più 1 su n quadro più 1 su n cubo. Cioè, cosa vi viene? Questo tende a 1. Questo è trascurabile rispetto a questo, quindi alla fine viene pi greco fratto 2 per n alla 3 mezzi per 1 più piccolo di 1. No, no. Bene, tutto il resto, diciamo, allora, se metto in evidenza questo, pi greco mezzi sopra, quello che, diciamo, quello che rimane tende a 1, quello di sotto tende a 1, qua rimane pi greco fratto 2 per n alla 3 mezzi e quello che rimane tende a 1. Questo è sempre a con n. Allora, quando noi abbiamo una situazione del genere, diciamo che a con n si comporta asintoticamente come pi greco fratto 2 alla 3 mezzi. Quando uso questo simbolo significa che questo fratto questo tende a 1, ok? Che è esattamente quello che ho scritto. Ma se succede questo, che succede? Che quando ci vado a fare la serie, le due serie hanno lo stesso comportamento, cioè se converge questa, converge questa, se converge questa, converge questa. Questa converge? Certo che sì, perché pi greco mezzi è una costante, lo porti fuori, 1 su n alla 3 mezzi è armonica generalizzata esponente 3 mezzi, e quindi. Ok? Allora, questa cosa qui, che se questo si comporta come questo, le due serie o convergono tutte e due o divergono tutte e due, la dimostriamo. Più precisamente dimostriamo la seguente proposizione. Supponiamo di avere due serie a termini di segno costante. Abbiamo somma per n che va da 1 all'infinito di a con n, somma per n che va da 1 all'infinito di b con n. A con n e b con n li prendo maggiori di 0. Perché? Perché devo fare i rapporti, e per fare i rapporti bisogna che il denominatore sia diverso. Poi suppongo che a con n su b con n ovviamente converge una costante L positiva, ovviamente, perché questa è tutta roba positiva. L numero reale positivo. Queste sono le ipotesi. Allora, tesi, allora la prima serie converge se e solo se converge la seconda. Converge questo, converge questo, converge questo, converge questo. Perché? Andiamo a dimostrare. C'è una dimostrazione, la facciamo qua. Quindi non serviva neanche che convergesse a U, basta che convergesse, che converga a L con L. La dimostrazione. Se converge a L, esiste un ni tale che se n è più grande di ni, a con n su b con n è compreso tra l mezzi e 2l. Prendo epsilon uguale a l mezzi, addirittura può voler mettere 3 mezzi l, non cambia nulla. Quindi moltiplicando per b con n trovo che a con n è compreso tra questo per b con n
Quindi adesso andiamo a vedere la somma da ni a più infinito degli agonenti. Beh, questa è più grande di L mezzi per la somma da ni a più infinito dei bigonetti. Ed è più piccola della somma di 2L della somma da ni a più infinito dei bigonetti. Quindi è chiaro, se converge questa, moltiplico per 2L, converge, è maggiore di questa, quindi questa converge. Se converge questa, converge pure questa, divido per L mezzi, converge anche senza L. Quindi le due serie hanno lo stesso comportamento. Veramente queste sono, non sono le due serie, ma sono i resti niesimi delle due serie. Ma noi sappiamo, abbiamo visto ieri, che una serie ha lo stesso comportamento del suo resto niesimo. E quindi questa converge, questa converge, questa diverge, questa diverge, questa diverge. È chiaro? Ok. Beh, a questo punto è finito, perché qua con n, vi ricordo, si comportava come pi greco mezzi per n alla 3 mezzi. Allora a questo punto questo si comporta come questo, c'è lo stesso comportamento di questo. Questa qua è una serie armonica generalizzata di esponenti 3 mezzi, quindi converge. Vedete? Qui, ma non mi interessa proprio di andare a cominciare a fare diciamo maggiorazioni strane, eccetera. Questo tende a pi greco mezzi, questo si comporta come n alla 3 mezzi, questo converge. Basta. Cioè, la teoria che abbiamo costruito piano piano è faticosa, ma ha dei frutti molto, diciamo, importanti, perché qua non ti devo perdere, ci voglio 2 secondi per vedere questa cosa. Chiaro? Prendiamo un altro. Io capisco che le serie allo studente siano, per le serie per lo studente siano un po' ostiche, perché cumulano vari concetti, il concetto di limite, il concetto che pure è una somma di, è un limite di somma, il limite delle somme parziali, quindi prima sommare, fare somma parziale e poi fare il limite. E poi comune i concetti del confronto e altre cose. Quindi per andare a studiare un esercizio sulle serie non è banale. Capisco, questo lo capisco. Però se uno si mette là calmo calmo, alcune cose sono facili. Certamente altre cose sono molto difficili. Non mi ricordo se era Abel, insomma, che diceva che le serie erano uno strumento del diavolo. Se c'era qualche matematico. E le studiava, e le studiava le serie, non è che le diceva lo studente del diavolo, allora non le studiamo. Ok, andiamo a vedere un'altra somma per n che va da 1 a infinito. Andiamo a fare, per esempio, arco tangente di n più 1 fratto n quadro più 3 stavolta, poi ci mettiamo un bel esponenziale qua di n meno 1 fratto 2n più 3 e poi qua ci mettiamo un bel logaritmo di n alla quarta più 5n. Che fa questa serie? È esattamente un problema molto simile a quello di prima. Si tratta di capire come si comporta con n. Allora, siete in grado, l'arco tangente di n più 1 fratto n quadro più 3 come si comporta?
Allora, primo passaggio. Per n che tende a infinito, questa roba a quanto tende? L'argomento. A zero. Ma noi sappiamo che al cotangente di x, quando x è infinitesimo, è uguale, come cominciava la serie della cotangente? È uguale a x. Al cotangente di x vicino a 0 è uguale a x. Quindi questo si comporta come n più 1 fratto n quadro più 3 più termini di ordine superiore. Cioè, quando uso questo simbolo, questo fratto questo tende a 1. Ma questo a sua volta come si comporta? Lo sapete scrivere? È un infinitesimo, quale infinitesimo è? Chi comanda sopra? Sotto? Quindi questo si comporta come? 1 su n. Cioè se moltiplico questo per n viene n quadro più n fratto n quadro più 3 che tende a 1. Quindi si comporta come 1 su n. Allora, un pezzo l'abbiamo fatto, questo si comporta come 1 su n. Invece l'esponenziale di n meno 1 fratto 2n più 3 come si comporta? Come si comporta? Per n che tende a infinito, questo tende a? Con l'esponenziale davanti? E alla 1 mezzo. Radice di s. Questo si comporta come radicale. Perché? Tende al radicale e, se lo divido per radicale e, tende a 1. Logaritmo di n alla quarta più 5n più 1, come si comporta? Allora, questo è uguale al logaritmo di n alla quarta più il logaritmo di 1 più 5 su n cubo più 1 su n alla quarta, no? Il logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi, ma questo qua tende a 0. Allora questo si comporta come logaritmo di n alla quarta, e questo va infinito, questo va a 0, questo è trascurabile. Ma chi è il logaritmo di n alla quarta? Sbaglio o è 4 logaritmo n? In totale quindi questa serie come si comporta? Come la serie da 1 a infinito di che cosa? Di 1 su 4 radical e n logaritmo n. Andiamo da 2 perché logaritmo n non ce lo posso mettere da 1. Questa serie che fa? Questa è una costante fuori, costante positiva, che rimane 1 su n logaritmo n. Che serie è? Un mattone e una piuma. Che fa? Diverge. Quindi questa qua diverge. E questa serie qua? Pure. Questa serie è divergente. O quindi questa diverge, questa pure. Attenzione, se convergono tutte e due non significa che se questa converge, cioè mettiamo che questa sapevamo fare la somma, mettiamo che si comportava come 1 su 4 radicali per n quadro. Allora la somma di 1 su 4 radicali per n quadro è pi greco 4 sesti fratto 4 radicali. Quanta era la somma di questa? Diciamo, mettiamo che si comportava come quella. Non lo sappiamo. Cioè, quando diciamo si comporta come asintoticamente, conta soltanto per vedere se converge o diverge, non conta per stabilire la somma, perché qua non stiamo stabilendo delle disuguaglianze. Per stabilire delle disuguaglianze, avere delle disuguaglianze tra le somme,
ci vogliono delle disuguaglianze che valgano per ogni n, non da un certo nimbo. Il comportamento ci interessa soltanto asintotico, perché noi sappiamo che la serie ha un certo comportamento se e solo se il suo resto ha lo stesso comportamento. Diverge se e solo se il suo resto è diverso. Chiaro? Vediamo un po'. Abbiamo ancora tempo. Andiamo a fare un altro. Che fa questa serie? Secondo voi cosa fa questa serie? Allora. Cosa fa? Allora, se non riuscite a vedere cosa fa stasera, avete seri problemi di vista. È evidente che questa serie non è come niente, commercio. È evidente che è commercio. Perché è commercio? Allora, questo qua è un esercizio che si potrà fare, adesso dovremmo fare il criterio del rapporto e il criterio della radice. Se io faccio a con n più 1, questo è 2 alla n più 1 fratto n più 1 fattoriale. A con n è uguale a 2 alla n fratto n fattoriale. Fate il rapporto a con n più 1 fratto a con n, questo rapporto fa 2 fratto n più 1, ok? Quando n tende a infinito, questo rapporto tende a 0. Vedremo che quando quel rapporto tende per esempio a un numero minore di 1, la serie converge. Quando tende a un numero maggiore di 1, la serie diverge. Però dice, ma vabbè, grazie, avete fatto il criterio del rapporto che noi non l'abbiamo fatto, quindi saranno giustificati i nostri piani. No! Questa è evidente che converge. Allora, se n è più grande di 4, n fattoriale è maggiore o uguale di 4 alla n meno 4, di 4 alla n meno 3. Ci siamo fino a qua? Perché i primi 3 sono 1, 2 e 3. Poi da 4 in poi n è più grande di 4, quindi tutti gli altri n-3 fattori sono più grandi di 4. Quindi questa disuguaglianza è ovvia. Quindi 2 alla n su 4 su n fattoriale è più piccolo di 2 alla n fratto 4 alla n-3. Cioè 2 alla n fratto 2 alla 2n-6. Adesso fatevi la sottrazione e qua vi viene 2 alla 6 meno n, cioè 6 per 2 alla meno n. Questo è a con n, è banale, cioè è più piccolo di 6 per un mezzo alla n, scusa, 2 alla 6, cioè 64, non 6, 6 per un mezzo alla n. Ok?
64. Ok? Ma 64 è una costante, la porto fuori. Somma di 1 su 2 alla n converge perché? Perché la serie geometrica ti ragiona un mezzo. È più grande di questa somma, di questa serie qua. E quindi la serie converge. Quindi questa è minore di 64 per la somma per n che va da 1 a infinito di 1 su 2 alla n. Questa converge. Tenere il confronto, cioè quando funzioneranno criteri del rapporto, criteri della radice, con tutta questa roba qua, le cose si vedono subito, perché n fattoriale è molto, cresce molto più velocemente di 2 alla n. Quindi quel a con n va a 0 molto velocemente, se va a 0 molto velocemente la serie converge, se va a 0 più lentamente magari la serie non converge. Questo dovete capire. Quando a con n va a 0 come 1 su n alla alfa o più veloce, la serie converge. Se va a 0 come 1 su n non converge. Questo va a 0 come 1 su 2 alla n, molto più veloce, va a 0 in maniera esponenziale. Quindi converge. Capite la differenza tra convergere a 0 in modo polinomiale 1 su n, 1 su n quadro, 1 su n cubo e 1 su 2 alla n? I reciproci 2 alla n per n grande sarà molto più grande di n quadro, n alla quarta, n cubo, n alla 10, n alla 1000. E quindi quando passiamo ai reciproci 1 su 2 alla n sarà più piccolo, e se è più piccolo la serie converge meglio. È chiaro? Ok, quindi abbiamo fatto anche questo. Allora vediamo un po' questi benedetti criteri del rapporto e della radice. Facciamo il criterio del rapporto, poi facciamo quello della radice che è poco meglio, ma stiamo là. Vabbè, facciamo prima il rapporto e poi facciamo la pausa. Allora, andiamo a fare, abbiamo somma per n che va da 1 a infinito di a con n. Somma per n che va da 1 a infinito di i con n. Scusate, c'è una sola di serie, no? Abbiamo questa. Supponiamo che gli a con n siano tutti positivi per ogni n. E facciamo un po' di silenzio. Dopodiché supponiamo che il massimo limite di a con n più 1 fratto a con n sia minore di 1. Questo limite lo chiamiamo lambda. Ed è minore di 1. Allora la somma per n che va da 1 a infinito di a con n converge. Ok? Supponiamo viceversa che il minimo limite, se vi scoccia massimo limite, metteteci il limite, va bene qua, funziona lo stesso, di a con n più 1 fratto a con n sia uguale a lambda maggiore di 1. Allora che vuol dire? Che la somma
la somma. Ok? Come si fa la dimostrazione? È una banale applicazione del teorema del complotto. Allora, dimostrazione. Primo caso, questo è il caso 1 e questo è il caso 2. Primo caso. Esiste un epsilon positivo tale che lambda più epsilon è ancora minore di 1. In corrispondenza di questo epsilon, sia epsilon positivo. In corrispondenza di questo epsilon esiste un ni tale che se n è maggiore o uguale di ni dalle proprietà del massimo limite, a con n più 1 fratto a con n è minore o uguale di lambda più epsilon, che vi ricordo è minore di 1, però diciamo per ogni n maggiore o uguale di n. Da questa disuguaglianza segue che a con ni più h è minore o uguale di a con ni per lambda più epsilon elevato all'h. Questo per ogni h positivo. Intero. Maggiore uguale di 0. Ok? Quindi se ci metto 0 via a con ni in maniera uguale di a con ni, eccetera. Allora io dico che la somma per n che va da 1 a infinito di a con n è uguale alla somma per n che va da 1 a n di a con n più la somma per n uguale a n più 1 a più infinito di a con n, cioè la somma parziale niesima più il resto niesimo. Ma la prima somma la lascio uguale, anzi la chiamo proprio S con I, così faccio un minimo. L'altra somma la scrivo come somma per H qua è A con N, per H che va da 1 a infinito di A con I più H, cioè pongo A uguale N più H. Allora quando N uguale N più 1 H uguale a 1, quando N uguale N più 2 H uguale a 2, quindi H va da 1. Ma questo è minore o uguale di S con I più, adesso uso questa disuguaglianza, qua mi viene A con I che è una costante e posso portare fuori, posso scrivere somma per H che va da 1 a infinito di lambda più epsilon alla H. Ma questa è una serie geometrica di ragione lambda più epsilon, ma lambda più epsilon è minore di 1, questa converge, moltiplicata per A con I rimane un numero reale più S con I. Rimane un numero reale e quindi la serie risulta convergente. Ok? Allora, caso 2. Caso 2 lo scrivo qua sopra, questo non mi serve più, lo cancello per non andare sulla lavagna di dietro. Caso 2 lo scrivo. Nel caso 2 dico sia epsilon maggiore di 0 tale che lambda meno epsilon sia maggiore di 1, esiste un indice n tale che se n va da n in poi, allora a con n più 1 fratto a con n è maggiore o uguale di lambda più epsilon che è maggiore di 1. Pertanto la mia somma per n che va da 1, diciamo, chiaramente da quello derivo la disuguaglianza a con i più h maggiore o uguale di a con i per lambda più epsilon alla h per ogni h appartenente a n, vale anche per h uguale a 0, ma poi h uguale a 0 non mi era servito. Quindi a questo punto se io vado a fare somma per n che va da 1 a infinito di a con n, questa è uguale alla somma parziale niesima più la somma per n che va da n più 1 a infinito di a con n, resto niesimo, s con n,
più la somma per h che va da 1 a più infinito, questa è maggiore o uguale, diagon i per lambda più h alla lambda più epsilon elevato a lambda. Ora stavolta vedete che la mia serie è più grande di una serie geometrica con la ragione maggiore di 1, quindi questa serie diverge e quindi la dimostrazione è conclusa. Quindi se il massimo limite è minore di u, converge; se il minimo limite è maggiore di u, diverge; e se il minimo limite è uguale a 1, qua va bene, anche se qua c'è diciamo, se c'è 1 alla h, questo diverge. No, perché, scusate, qua era lambda meno epsilon. Meno epsilon. No, perché se il minimo limite era 1, lambda meno epsilon, come faceva ad essere minore di 1? Maggiore di 1? Non poteva. Deve essere per forza minore di 1. Quindi, se, anche qua è meno epsilon. Ok. Quindi, ve lo faccio capire meglio quest'ultima osservazione prima di fare la pausa. Andiamo a fare somma di 1 su n all'alfa, la serie armonica generalizzata. Questa quando è che converge? Quando alfa maggiore di 1. Questa l'abbiamo studiata. Andiamo a provare ad applicare il teorema il criterio del rapporto 1 fratto n più 1 alla alfa fratto 1 su n alla alfa fa questo. Ma questo cosa fa? Fa n fratto n più 1 elevato all'alfa. A quanto tende? Quando n tende all'infinito, questo rapporto a quanto tende? A 1. N fratto n più 1 tutto elevato all'alfa, n fratto n più 1 tende a 1, 1 all'alfa fa 1. Allora, posso applicare il criterio del rapporto? No. Il massimo limite fa 1, il minimo limite fa 1. Non c'è nessuno spazio per applicare il criterio del rapporto. Fatto sta che il criterio del rapporto non lo possiamo applicare, però questa serie, se alfa è maggiore di 1 converge, se alfa è minore o uguale di 1 diverge. E lo sappiamo già. Quindi il criterio del rapporto, se andate a vedere la dimostrazione, il criterio del rapporto come funziona? Funziona tramite il criterio del confronto. Ma confronto con che cosa? Con serie geometriche. Quando la serie è di tipo, si può maggiorare o minorare con la serie geometrica di ragione minore di 1 maggiorare, allora converge. Se la ragione è maggiore di 1 e sto minorando, la serie diverge. La ragione è maggiore di 1 o maggiore o uguale di 1 e minore, la serie diverge. Però quando confronto, cioè la mia serie converge, la convergenza è ottenuta tramite il confronto con la serie geometrica, vuol dire che la serie non è un caso delicato, non è quei casi come questi. Già questo è un caso delicato e abbiamo dovuto fare un po' di fatica per, ma quando la serie si vede che converge o si vede che diverge confrontando una serie geometrica, vuol dire che convergeva o divergeva, ma di tanto. Ok. Pausa.